Ed eccoci, benvenuti al nostro Instant Focus, un approfondimento che siamo sicuri vi piacerà, vi incuriosirà, anche perché parleremo di uno strumento potente che tutti noi in realtà abbiamo a disposizione, lo strumento della voce, che possiamo utilizzare per la comunicazione tra di noi, quindi personale, e che può diventare anche uno strumento significativo a livello professionale. Affronteremo tutti questi aspetti legati alla voce e al suo utilizzo con un vero esperto, ovvero Stefano Volpe, vocal coach che abbiamo l'onore di ospitare qui nei nostri studi. Grazie Stefano per essere qui con noi. Grazie a voi. Da quando avevo 8 anni, da che ero un bambino, proprio c'era una sorta di impulso naturale ad ascoltare le voci degli adulti, proprio perché al di là del contenuto, del linguaggio che utilizziamo per trasportare i contenuti, fin da bambino, quindi ero totalmente inconsapevole, ero puro, ero già attratto dal linguaggio del suono di per sé, di quello che Carmelo Bene definiva la fonè, no? Che già di quello di per sé è il linguaggio, oltre il nostro linguaggio verbale. Quindi si può dire da sempre è nata questa passione della voce. È vero, sono anche regista teatrale, voice off, e da lì poi, insieme agli studi accademici e percorsi di coaching per le aziende, per i liberi professionisti, stavo per dire ho diversificato il prodotto. Diciamo che ho capito per tutte le professioni quanto sia importante, fondamentale la voce per trasmettere, come stiamo facendo adesso, innanzitutto il nostro essere oltre le nostre competenze, perché l'interlocutore o gli interlocutori che ci stanno guardando adesso da casa sono interessati a vedere ma chi è veramente questo Stefano Volpe, anzi chi è Stefano? Ecco, quindi la nostra voce, oltre le nostre competenze relative ai lavori che svolgiamo, alle professioni che svolgiamo, porta il nostro essere alla persona che ci ascolta nel momento però in cui noi, in ossequio alla regola di propriocezione, cioè vuol dire avere attenzione senza l'utilizzo della vista ad ogni movimento del corpo e quindi a ogni emissione vocale, acquisiamo consapevolezza dinamica mentre parliamo, perché non è che facciamo degli upload di contenuti come coi computer, ma noi trasmettiamo emozioni, trasmettiamo oltre quello che sono le nostre competenze, quindi aspetti puramente informativi, la nostra passione o la nostra non passione, il nostro distacco, il nostro coinvolgimento, la nostra passione, il nostro amore per ciò che noi stiamo dicendo, sempre tenendo conto quindi che si parte dall'entrare in relazione con gli interlocutori, come sto facendo io adesso con lei, dopodiché ci si rivolge a loro e viceversa. Quindi si parte dal concetto di relazione alla comunicazione, quindi il come per dire il cosa. Il come è linguaggio paraverbale, tono, ritmo, timbro, cambio ritmo, intensità vocale e cifra stilistica, come dico io. Il cosa sono i nostri contenuti, l'informazione. Quando questi due aspetti sono perfettamente correlati e allineati, ancora meglio dire coerenti, arriviamo con tutti noi stessi, essere e competenze, all'interlocutore o agli interlocutori. Ecco, quindi quanti elementi contiene la voce? Lei ha elencato, insomma, tutte le potenzialità che la nostra voce ha nell'esprimere non solo le nostre competenze, non solo il nostro messaggio, ma il nostro essere. Quindi, insomma, c'è questa corrispondenza tra la voce e l'essere, molto molto interessante, di cui siamo inconsapevoli, perché insomma bisogna essere dei professionisti per prenderne pienamente coscienza. Però, come ha detto in apertura, si può anche migliorare attraverso naturalmente la formazione. Quindi ecco, le chiedo se esistono delle strategie, dei metodi per far sì che ciascuno possa amplificare appunto questa sua consapevolezza e comunicare attraverso la voce in maniera ancora più incisiva. Certamente, parte, e c'è sempre il presupposto che, come per tutte le attività umane, ci deve essere la volontà della persona di mettersi in gioco, perché se uno dice
come mi è capitato di incontrare degli imprenditori che dicono: guardi Volpe, 70 anni che io ho successo, figuriamoci cosa mi interessa della voce, vuol dire che ho lavorato bene, voce o non voce, ho lavorato bene. Quindi, per dire, ci sono vari punti di vista, vari pensieri, no? Questa è un po' la vecchia scuola. Adesso in Italia c'è un'attenzione molto alta rispetto a quella che io definisco utilizzo della voce relativo alla comunicazione personale, ovvero l'importanza del suono della voce, perché se uno ha un suono gradevole o cacofonico, già di per sé va a compromettere la trasmissione di contenuti, a maggior ragione anche siccome tengo lezioni, sessioni per gli speaker, per coloro che lavorano attraverso i media. Voglio dire, chi ascolta in macchina e sente il suono di una voce può essere anche il contenuto più straordinario di questo mondo, ma se non è coerente, come dicevo prima, con una voce che già il suono incarna quei contenuti, quella passione, quell'essere della persona, perché la nostra voce non mente mai. La nostra voce è la nostra vita, rappresenta la nostra vita, la nostra energia, e la trasmettiamo al di là delle parole, al di là del linguaggio. Quindi è comunque un linguaggio dentro il linguaggio. Quindi per questo è così importante averne consapevolezza. Quindi sì, nel momento in cui la persona, come vedo nelle aziende e soprattutto i liberi professionisti che seguo, si rendono conto di migliorare, si può fare sia da un punto di vista tecnico, utilizzo del diaframma, e soprattutto la respirazione, imparare a cosa vuol dire parlare secondo la nostra respirazione, tanto banale quanto semplice, ma allo stesso tempo può apparire complicato, perché noi quando parliamo trasmettiamo il nostro ritmo respiratorio, e il contenuto nel ritmo respiratorio è la voce, e poi le informazioni attraverso il linguaggio verbale. Quindi la radice: io sono il mio respiro, perché trasmettiamo subito il nostro modo di respirare. Se io qui mi trovassi in una situazione magari di eccessiva emozione o di eccessiva pressione o proprio emozione, nel senso proprio di a volte come se fosse un elemento bloccante, si capirebbe immediatamente, cioè una persona vede, vedi, si vede che era emozionato e non ho ancora detto una parola. Questo per dire quanto è importante la nostra propensione all'inizio di quando noi cominciamo a parlare. È da lì che inizia la consapevolezza: come respiro, come utilizzo al meglio la mia ispirazione, no? Per poi tornare a ispirare, quindi è il momento di silenzio, creando il famoso ritmo, perché sennò vorrebbe dire che ognuno di noi parla solo per sé, disinteressandosi degli interlocutori, come per dire, e come dicono certi docenti, alcuni sono bravissimi, soprattutto nel campo dell'insegnamento, ma io parlo, loro hanno il dovere, loro intendo gli studenti, di ascoltarmi perché poi faccia gli esami. Come diceva il mio professore Umberto Eco, diceva l'ascolto si merita. Quando le persone non ci ascoltano e diamo la colpa a loro perché era distratto o perché non era interessato o interessata a me, vuol dire che noi come persone che parlavano in quel momento non abbiamo fatto abbastanza per raggiungere e ottenere l'ascolto. E l'attenzione, certamente. Esatto. Io voglio tornare, ecco, su una parte interessante della sua riflessione, ovvero l'aneddoto, lo definisco così, che ha riferito riguardo alla vecchia scuola, insomma, dell'imprenditoria che non dà tanta importanza alla voce. Voce o non voce, io il mio business, esatto, l'ho fatto. Ma i tempi stanno cambiando. Perché? Perché sì, ormai, soprattutto attraverso i social, in realtà tutti siamo diventati dei comunicatori di noi stessi, e quindi anche i dipendenti di un'azienda sono comunicatori di se stessi e dei valori aziendali. Per cui, ecco, diamo una valutazione della voce legata al business. Può essere uno strumento per potenziarlo? Per potenziare il business e per conferire un valore aggiuntivo al business stesso e di riconducibilità già dal suono a quell'azienda, a quel brand, a quell'offerta, a quel prodotto, a quel processo, a quel servizio. Cioè, già di per sé la voce è un sigillo di garanzia. Una volta magari c'era in Italia, perché all'estero
ci guardano moltissimo le aziende, come ho avuto modo dalle mie esperienze. In Italia siamo ancora un pochettino indietro, si sta risvegliando adesso negli ultimi 10 anni come attenzione degli imprenditori alla comunicazione personale, che non è più pleonastica. A volte dice, perché il retaggio italiano, fin da quando si andava a scuola, è l'importante che tu la sappia e che il professore la capisca quando ti interroga, appunto. E non è che, voglio dire, la forma, chiamiamola la voce, è sostanza, nel senso che dà valore a quel contenuto, quindi nelle aziende, in un business, come capita a me quando seguo i commerciali e si presentano davanti a un prospect, a un nuovo cliente per acquisirlo, sentire, oltre a parte i contenuti, dove ognuno di noi è responsabile ovviamente, certo, però sentire quell'autorevolezza che non è sicurezza, autorevolezza con la A maiuscola, quella proprietà, quella presenza, il senso della presenza, di comunicare esperienza e valore oltre alle informazioni, è, come dire, la leva più potente per creare attenzione già dal suono della voce, perché se il suono della voce è sordo, come dico io, o è troppo squillante o è troppo basso, già di per sé creiamo le prime avvisaglie di non ascolto. Ma perché questo lo devo ascoltare, che sembra così insicuro, così instabile, così poco sicuro? Perché questa è la lettura che fanno di noi le persone che ci ascoltano nel momento in cui non riusciamo a essere consapevoli. Quindi, come dico io, la voce è un attivatore, proprio un attivatore di processi che sviluppano l'attenzione, l'ascolto e per di più, no, col ritmo, il cambio ritmo, noi arriviamo anche a migliorare lo stesso linguaggio nel linguaggio verbale, cioè adoperando e scegliendo le parole migliori, perché le parole fanno la differenza, certo, e più ne conosciamo e più ne sappiamo scegliere e meglio facciamo risaltare questa nostra capacità, e più il nostro business, perché siamo partiti dal business, come dire, ne acquista valore in tutti i sensi. Chiaro. Le chiedo, dal punto di vista internazionale, per dare un consiglio, un suggerimento ai nostri telespettatori, se c'è un esempio, ecco, un personaggio che è particolarmente abile nel fare questo, nel trasmettere se stesso attraverso la voce, nel creare anche dei buoni contenuti e quindi nel guadagnarsi l'attenzione del pubblico. Facciamo un nome. Allora, visto che siamo in quel di Milano, indubbiamente a livello di comunicazione personale, devo dire Silvio Berlusconi, senz'altro, era uno dei migliori, proprio perché sapeva portare se stesso quando raccontava barzellette, aneddoti, anche quando era Presidente del Consiglio. Questa è una capacità di andare oltre, quindi è una capacità innanzitutto di portare il proprio essere per comunque conquistare l'attenzione. All'estero invece mi viene voglia di pensare, al di là sempre ovviamente del personaggio particolare, Carlo d'Inghilterra ha una straordinaria voce, mi piace tantissimo come timbro, parla un inglese di Londra perfetto, ed è assolutamente, rappresenta al meglio la sua carica e soprattutto ha un aspetto proprio di profondità vocale, intendo come suono, meraviglioso, proprio come utilizzo nel parlato. Quindi quello che voglio dire, in Italia c'era una questione che la voce è una questione di estetica, come per dire, era questo il vecchio modo di pensare, se trovo uno, no, perché c'è questa è la differenza, che uno abbia una bella voce allora vuol fregarmi perché ha pochi contenuti, ma non è questione di bella voce, pochi contenuti, parlare in perfetta dizione fonetica, perché in Italia per esempio a voce dizione fonetica stop, invece ben altro, questa è una piccola componente dizione fonetica.
Quindi cosa vuol dire? Non è tanto avere una bella voce nel senso estetico, vorrei parlare, avere la voce di Sean Connery o di George Clooney o di altri personaggi famosi. Tutte le voci possono essere interessanti nel momento in cui noi creiamo un processo di metterci in gioco, perché occorre mettersi in gioco. Quindi quando creiamo un processo di abbinamento a ciò che siamo noi, partendo dal detto latino agere sequitur esse, vuol dire il fare segue l'essere, che io ho declinato in il comunicare, cioè il mettere in condivisione con uno o più persone i propri contenuti, segue l'essere, segue l'essere. Quindi ho citato Berlusconi, ho citato Carlo d'Inghilterra, era chiaro, lampante e immediato il loro essere. Ciò che è qualcosa di estremamente fastidioso è quando una persona che ci ascolta non siamo, quando non siamo in grado, chi non è in grado verso chi ci ascolta, e soprattutto non averne neanche contezza, che all'altra persona non sta arrivando una non voce, come io dico, una voce grigia. Che sì, magari trasmette informazioni importanti, ma il nostro cervello va a percepire un disallineamento, come quelli che chiamano il sesto senso, quelli che dicono: è molto interessante quello che ha detto, però c'è qualcosa che non mi torna. Ecco, quando ci facciamo questa domanda, poi diamo la colpa a noi dicendo: sì, ma sono troppo esagerato perché sto esagerando, vedo il male ovunque. No, è che abbiamo ragione, perché vuol dire che l'altra persona che ci ha parlato non ha curato, primo, la relazione verso di noi nel principio della metacomunicazione, oltre alla comunicazione, porsi in relazione verso la persona o le persone alle quali ci rivolgiamo, ma soprattutto non ha consapevolezza di come avviene la trasmissione della voce, del suono a un altro essere umano, che è ben cosa diversa. Faccio la bella voce, adesso lo dico in maniera Certo. estremamente riduttiva, non è bella voce, voce che rappresenti la persona. Io ringrazio tantissimo Stefano Volpe per il bell'approfondimento, anche per i Grazie. suggerimenti, i consigli davvero preziosi che ci ha regalato. Grazie per essere stato con noi. Grazie Grazie.